Nella serata dedicata alle coppe europee, Juventus vittoriosa sul Paris Saint-Germain e Parma sconfitto dall'Atletico Madrid. Tutte e due le squadre italiane promosse in finale il servizio. L'Italia del calcio è in festa. Tre squadre italiane qualificate per le coppe europee. Milan in Coppa Campioni, Parma in Coppa delle Coppe e Juventus in Coppa UEFA. Al Parco dei Principi la formazione di Trapattoni, che all'andata aveva vinto per 2-1, è riuscita a spuntarla per 1-0 sul Paris Saint-Germain. Un successo fortemente voluto e conquistato con grande determinazione. All'ultimo momento Trapattoni ha mischiato le carte, ha rinunciato a Casiraghi mandando in campo un centrocampista in più. Trapattoni al microfono di Franco Costa. Diciamo che il buon senso, la logica ci ha suggerito che forse bisognava scendere sul terreno di gioco con un centrocampista in più. Direi che non è solo andata bene, ma è un'ulteriore testimonianza che la conoscenza del calcio internazionale tutto sommato è significativa. Abbiamo portato a casa un risultato importantissimo. Il gol arriva nella ripresa, punizione per la Juventus, da Plat a Gianluca Vialli che aggancia al volo, si gira, tira, con abilità Roberto Baggio mette in rete. La finale di Coppa UEFA vedrà di fronte Juventus e Borussia. Da Parigi a Parma, la formazione di Scala, assenti di Chiara, Zoratto e Asprilla, ha perso per 1-0, ma forte del 2-1 dell'andata, si è comunque qualificata per la finale di Coppa. Dopo aver avuto la possibilità nel primo tempo di passare in vantaggio con Brolin e Osio, i padroni di casa hanno subito la rete al 32esimo della ripresa. Sabas il marcatore. A 2 minuti dalla fine l'arbitro ha espulso Juanito per aver colpito Benarrivo a gioco fermo. La squadra emiliana il 12 maggio a Wembley affronterà in finale l'Anversa. Il giocatore della Roma, Caniggia, deferito per doping, è stato squalificato dalla commissione disciplinare della Lega Calcio. Il servizio da Milano. 13 lunghi mesi di squalifica, fino all'8 maggio 94. Claudio Polcaniggia, argentino triste della Roma, paga secondo previsioni il suo vizietto per la cocaina, ma tornando in campo un mese prima dell'inizio dei mondiali, potrà rispettare almeno l'appuntamento statunitense. Il tribunale calcistico, cioè la disciplinare, l'ha ascoltato oggi a Milano. Poi ha emesso la sua sentenza, che ha confermato in pieno, con i 13 mesi di punizione, la richiesta del procuratore federale, qui nella veste di pubblico ministero. Caniggia si è difeso ammettendo di aver assunto cocaina con l'aiuto di una sigaretta venerdì 19 marzo, 2 giorni prima la partita Roma-Napoli. Non credevo che avrei giocato, ha detto, ed ero giù di morale proprio per questo. Ero a casa mia e un amico mi ha offerto quella sigaretta. Ho sbagliato, ha concluso Caniggia, ma è stato un fatto occasionale e con la cocaina non pensavo certo di migliorare le mie prestazioni sportive. I giudici non gli hanno creduto troppo, ribadendo che questa droga è comunque un doping. Punita a sorpresa anche la Roma, per responsabilità indiretta, con un'ammenda di 100 milioni.